Allora, io ricomincio proprio dall'ultimo passaggio di Giuliana. La notizia è che nella Regione Lazio si è dimesso il capo di gabinetto. Chi è il capo di gabinetto? Il capo di gabinetto è il braccio destro, sinistro, insomma, l'uomo di fiducia del presidente della Regione Zingaretti. Vado in ordine rigorosamente logico, così che possiate capire anche le nostre azioni come sono logiche e di buonsenso, neanche particolarmente aggressive se si esaminano questi fatti. E il capo di gabinetto si è dimesso per un motivo, perché ha ricevuto un'indagine, cioè un avviso di garanzia, è indagato. Cioè, per che cosa è indagato? È indagato perché è in relazione a un appalto, una gara di appalto che si inserisce nella più ampia inchiesta di Mafia Capitale. Allora, chiunque dice, vabbè, essendo il capo di gabinetto un ruolo fondamentale perché conta tantissimo nella politica amministrativa regionale, essendo un uomo di fiducia del presidente, se si dimette il capo di gabinetto, il presidente come minimo si deve dimettere, l'ha scelto lui, è lui che è alla regione, è lui che si sta trattando di un tema delicatissimo, si parla di Mafia Capitale, comunque con tutto il garantismo che ci può essere, verrà giudicato, ci sarà il processo, ma ne devi rispondere, c'è un principio di responsabilità. Io vi ricordo che all'estero i ministri si dimettono per aver copiato le tesi di laurea, di dottorato. E quando ho fatto presente questa cosa, quindi normalissima, chiedendo a Zingaretti di venire a riferire in aula, ho anche detto che questa non era un fulmine al ciel sereno. Perché? Perché si andava a inserire in una serie concatenata di fatti e di questioni che avevamo portato puntualmente alla conoscenza del Presidente, come anche il fatto che nelle intercettazioni, ormai ben note sui giornali, si faceva, noi abbiamo fatto un'interrogazione, riferimento a un alto dirigente della Regione, si faceva riferimento anche al fatto che si contasse su delle risorse che dalla Regione dovevano venire diciamo nella disponibilità di questo gruppo attraverso anche quindi poi un passaggio con il Comune. Allora, tutto questo significa avere delineare un quadro, perché chi è là dentro, cioè noi che siamo in queste istituzioni, sin dal primo momento utilizziamo gli strumenti istituzionali. Io vi faccio anche un esempio: quando ci siamo insediati 2 anni fa ci fu il discorso di apertura di Davide Barilari, il nostro candidato presidente, che per chi lo conosce, con il suo aplomb milanese, aveva recitato il nostro programma, i principi del Movimento 5 Stelle, del Cittadini, perché è un programma partecipato, al presidente Zingaretti, dicendo: noi siamo qui, su questi temi la pensiamo così, molti non l'ha detto ma era così, li ha copiati, però va bene lo stesso. Lei dice che le vorrà realizzare, noi siamo pronti, siamo qui con le migliori intenzioni. Questo per farvi capire anche come il Movimento 5 Stelle si è posto all'interno dell'istituzione e come ci hanno dipinto poi i giornali, la mia comunicazione, i cattivi, sempre pregiudizialmente contro, irragionevoli e tutte le altre cose. Poi a un certo punto, quando abbiamo visto, dico, vabbè, questa giunta regionale sta andando in un'altra direzione sui trasporti, sulla sanità, ho detto a Davide e agli altri: c'è la mozione, c'è l'interrogazione, abbiamo gli atti consiliari. Niente, non ci rispondevano. Tutti i voti, c'è il famoso pollice verso, tra l'altro mi ha fatto anche sorridere perché proprio all'ultimo consiglio c'è stato il pollice verso di Zingaretti, quindi deve essere o una spassionata venerazione del mondo antico romano e degli imperatori, oppure deve esserci effettivamente tra il Comune e la Regione questo modo di bocciare gli atti consigliari dell'opposizione. Insomma, ci bocciavano tutto, ma tutto in un giro di 3 secondi. Allora ho detto: senti, qui rimangono la Procura, la Corte dei Conti e le altre autorità giudiziarie e amministrative. E abbiamo fatto i ricorsi. E quei ricorsi anche abbiamo vinto, perché proprio una recente sentenza del TAR ha annullato, pensate, 62, circa 44 più 18 che avevamo già fatto annullare, siamo arrivati a 62 nomine di dirigenti esterni annullati, illegittimi. Allora, un dirigente alla Regione prende dai 120.000 ai 180.000 euro, moltiplicatelo per 62, avrete una cifra annua di circa 5 milioni, che moltiplicata per una legislatura sono 50 milioni.
Allora, questo danno, mentre il Presidente va a inaugurare con la politica del taglio dei nastri alla Regione i nuovi treni, tutto quanto, eccetera, significa prendere da una parte e togliere dall'altra. Allora io mi sono limitato, vi dicevo, a dire al Presidente che non è un fulmine al ciel sereno, ma queste dimissioni cadono in una serie inanellata di incapacità amministrative, di un disastro amministrativo, tra cui questo delle nomine di dirigenti che noi abbiamo tra l'altro denunciato per mancanza di trasparenza. Abbiamo depositato 4 lettere con data certa annunciando prima del bando esterno chi veniva nominato, perché le voci circolavano. Dice: no, ma voi avete girato 100 poste contemporaneamente, avete messo 100 date certe. Dico: guardi, allora facciamo una cosa, scrivo direttamente al Presidente, così che annunciando l'ennesimo nome. Quando ho detto questo, ho detto anche al Presidente in aula, dico: scusi Presidente Zingaretti, lei si è formato un'immagine sul buon governo, sulla fiducia. Andavo in giro e dicevo: ma Zingaretti è bravo, una brava persona. Dico: beh, questo, dice, vediamo il suo governo, però un buon governo. Perché poi nella nostra politica si sposta le cose sulle persone, mai sulle iniziative, sui governi. Si governano i caratteri, le persone, le facce, in realtà governano anche con larghe intese. Allora io ho detto: il pensionato che la abbracciava in campagna elettorale, c'erano le foto, immagina, c'è stato l'imprenditore, c'è il ragazzo universitario, l'universitaria che sperava nel voltar pagina dopo le tragedie del governo Polverini, c'è stava sfiorito, quindi una specie di salvatore della patria. È buon governo sprecare 50 milioni di euro nella legislatura? È buon governo quando il tuo uomo di fiducia si dimette perché è indagato in mafia capitale? È buon governo quando tu hai praticamente, hanno indagato, è uscito sull'Espresso, anche parte dirigenti arrestati, altri indagati, quando c'è mancanza di trasparenza? Allora gettiamo giù questa maschera, ricominciamo da questo dato e mi dica fin dove il suo limite qual è. Quando è che la politica o comunque chi sta al governo si fa un esame di coscienza? Pensate, questo mi dovevano arrestare per ingenuità. Per dire una cosa del genere, dice, cioè, ma il punto è questo. Fino a cos'altro vi serve? Fino a quando avrete la licenza o vi concederete la licenza per essere tollerabili a voi stessi? Su questo è un punto politico importante, perché molte di queste persone, molti dei cittadini, hanno dato anche un consenso che può anche non essere dato a noi, ma lo hanno dato perché gli è stata detta una cosa. E allora, se questa cosa nei fatti, negli atti e nelle sentenze dei giudici non tornano più, te ne devi andare a casa. Questo è un principio sacrosanto, ciascuno si deve assumere la responsabilità. Questa è la cosa fondamentale, e questo, credetemi, non è un discorso rivoluzionario. Questo non è un discorso che infiamma le platee o le piazze. Questo è un discorso di buonsenso, il minimo, l'indispensabile, il minimo necessario per poter sedere in uno scrannolo più alto della regione e amministrare i cittadini del Lazio, che poverini di tutto questo non sanno nulla. Quindi il minimo sarebbe da mandare quella famosa lettera che conoscete a tutte le famiglie: care mamme, nonne, zie, sono sceso in politica, a dire: care mamme, nonne, zie, la regione Lazio è sull'orlo del fallimento e, cosa peggiore, voi non ne sapete nulla. Bravo. Sono domande? Bravo Gianluca. Domande? Davide è andato a fare Barilare, è andato a fare una nuova ispezione sulle case della salute, mi manda un messaggio, so che stava impegnato lì: sono a Ceccano con Frusone e Baroni, i nostri nazionali, abbiamo chiamato i carabinieri. Quindi, per dirvi quello che vi dicevo prima, per irregolarità adesso poi ci parlerò, è andato dai carabinieri. Adesso poi quello che ha detto e quello che hanno rilevato i carabinieri non lo so, però per dirvi che c'è un passaggio in cui non credo che lui sia andato per chiamare i carabinieri, quindi insomma questo è il discorso, proprio una testimonianza di quello che dicevamo.